Beh, chiaramente la missione della Fondazione è soprattutto una missione di intervento in ambito sociale, quindi promuovere la solidarietà sociale, la cultura del dono e intervenire con le risorse che mettiamo a disposizione per dare risposta a bisogni che sono sempre crescenti e quindi è un ruolo che si svolge nella quotidianità attraverso l'attività che svolgiamo con i bandi o con le coprogettazioni più recentemente per molti interventi nell'ambito dell'assistenza educativa per i minori, nell'assistenza sociale, negli interventi di contrasto alla povertà, il contrasto alla povertà educativa, nel sostegno alle politiche e servizi per le persone disabili, per le persone anziane e non autosufficienti. Questi sono solo alcuni dei temi sui quali abbiamo lavorato in questi anni e che verranno ben testimoniati dal bilancio sociale che presentiamo questa mattina con i dati che gran parte delle nostre risorse si investono proprio nell'ambito della solidarietà sociale. Beh, i bisogni sono in continua crescita, ma soprattutto cambiano molto. Il ruolo della Fondazione, essendo un ente di origine privata che ha risorse proprie e che può muoversi anche con maggiore flessibilità, è proprio quello di cercare di intercettare bisogni nuovi o comunque cambiamenti nelle forme di bisogno, proprio perché la struttura del sistema di welfare che abbiamo nella nostra regione, nella nostra provincia, molto strutturato, molto presente, con una grande quantità di enti di terzo settore che interviene, ha però sempre bisogno di una complementarietà. È chiaro che noi non possiamo sostituire la funzione pubblica, ma dobbiamo alimentare questa capacità di fare innovazione. E poi una cosa molto importante, addirittura più importante dei soldi, ed è la capacità di creare delle reti e di alimentare la cultura della solidarietà e del dono, perché non abbiamo bisogno solo di soldi, ma abbiamo bisogno molto di solidarietà, di disponibilità delle persone a essere coinvolte per organizzare la risposta a bisogni che sono sempre crescenti e che cresceranno sempre di più a fronte del fatto che le risorse disponibili in termini economici sono sempre meno. E allora bisogna attivare altre capacità di rispondere, soprattutto attraverso i meccanismi di solidarietà sociale, di corresponsabilità e di partecipazione.